Grazie Presidente. Siamo in quest'Aula a discutere gli ordini del giorno, il bilancio, perché siamo dovuti tornare in Aula perché qualcuno ha ritenuto che dovessimo essere come le discoteche oppure dovessimo essere come le scuole dove la priorità è quella della relazione personale e non abbiamo fatto invece riferimento ad altre alte istituzioni come le università, le biblioteche e gli archivi. Benissimo, allora comportiamoci come studenti e vediamo che forse per questi argomenti che toccano veramente le sfere più dolorose della nostra società, forse bisognerebbe studiare di più, perché vorremmo davvero che il supporto, l'aiuto e l'approfondimento di certe tematiche fosse basato meglio sui dati. E i dati sono questi, che questa amministrazione ha superato tutte le altre per l'attenzione a queste problematiche. Lo dicono i numeri. Abbiamo oltre le 16 strutture confermate, 11 nuove strutture aperte nel 2020. 6 nuovi centri antiviolenza, una nuova casa rifugio, 4 nuove case della semiautonomia, più 76 persone seguite in co-housing, il che vuol dire affidati a dei nuclei familiari, monofamiliari oppure mamme con più bambini, delle abitazioni in coabitazione per un ulteriore livello di affiancamento che prevede il loro reinserimento sociale e lavorativo. Sono ben 76 persone seguite. Abbiamo punti d'ascolto, i 45 punti d'ascolto delle farmacie Pharmacap, i sei nuovi centri antiviolenza di cui abbiamo parlato, che sono stati monitorati uno per uno e sono attivi 24 ore al giorno. Da lì noi abbiamo i dati e abbiamo visto che da giugno del 2019 sono state seguite più del 100% rispetto al giugno del 2019 e più del 54% rispetto ad agosto del 2019. Quindi l'attenzione di questa amministrazione è massima. Ma non basta, non basta. Abbiamo un dato positivo che il Covid ha permesso con la sosta, diciamo, nelle abitazioni familiari, che il ricorso al 1522 sia stato fatto anche da parte di uomini che si accorgevano di situazioni al limite presso le abitazioni vicine. Quindi è importantissimo questo lavoro di sensibilizzazione per il ricorso ai centri antiviolenza, il ricorso al 1522 da parte di tutte le persone e di tutti i cittadini. Quello che poi va ulteriormente sviluppato è la sensibilità nei confronti di queste donne e dei loro bambini, non solo sulla carta ma nei fatti, perché noi abbiamo avuto dei fatti di cronaca di persone, di condomini che si sono ribellati alla presenza dei nuclei familiari di queste persone, di queste donne vittime di violenza, a cui è stato trovato per l'appunto una possibilità di co-housing in zone, come dire, di Roma, e per questo i condomini si sono ribellati. Ecco, dunque, cominciamo a fare un grosso lavoro di sensibilizzazione. Ultimo dato. Molte volte in quest'Aula ci è stato detto e siamo stati esortati a studiare, ad approfondire. Certamente i colleghi sono molto esperti e allora, nel considerato di questo ordine del giorno, c'è un'affermazione che in assestamento di bilancio mancherebbero all'appello circa 300.000 euro delle risorse da destinare ai centri antiviolenza. Ecco, io credo che i colleghi siano troppo bravi per non sapere che in base alle regole contabili stabilite dal decreto legislativo 118, quando arrivano dei finanziamenti per una programmazione, come era quella appunto per i centri antiviolenza e per le iniziative a favore delle donne vittime di violenza,
Ecco, arrivati i finanziamenti del PON Metro, questi 300.000 euro di legge, per obbligo di legge, sono stati restituiti all'amministrazione capitolina. Quindi non si è trattato assolutamente di un taglio, ma di un'operazione dovuta. E con questo credo di aver rassicurato i colleghi. Grazie.